un protocollo importante nella lotta alla contraffazione del Made in Italy, come può aiutare concretamente il vostro importante lavoro? Beh, è una sinergia che si va costruendo con il Comune, con la Polizia Municipale, che sicuramente avvantaggia entrambe le parti, perché ci si aiuta vicendevolmente nell'individuare quella filiera commerciale che viola le regole della libera concorrenza e viola diciamo, i diritti di proprietà intellettuale delle imprese oneste che operano nel nostro Paese, che vanno tutelate assolutamente. In progetto anche la costruzione di un museo degli oggetti contraffatti all'interno della stazione croceristica. Sì, è un progetto che nasce da un'iniziativa della nostra direzione generale che mira a portare sul territorio diciamo, i risultati della nostra attività di contrasto alla contraffazione. Quindi anche a livello locale qui alla Spezia stiamo prendendo iniziative insieme alle autorità locali per individuare degli spazi museali dove collocare i prodotti contraffatti che scopriamo noi sia in dogana e adesso anche tramite questo accordo con la Polizia Municipale anche i prodotti che insieme sequestreremo ai vigili urbani. Il prodotto italiano ci è invidiato in tutto il mondo e questo fa sì che ci siano tanti prodotti contraffatti che fanno male alla nostra economia. Il protocollo siglato oggi è un passo in avanti nel contrasto di questi pericolosi fenomeni. Sì, l'azione quotidiana delle istituzioni deve proprio tutelare da un lato i consumatori, quindi tutti noi cittadini quando andiamo a comprare un prodotto di qualità, dall'altro il sistema Italia, la produzione Italia, il Made in Italy e oppure i prodotti originali devono essere garantiti in un percorso di controllo e di certificazione. Questo accordo ha come scopo proprio questa certezza, di dare questa certezza ed è molto importante per noi perché nel mondo globalizzato, nel mondo ormai digitalizzato, nel grande cambiamento che stiamo vivendo, sempre di più sono i tentativi da un lato di truffa, da un lato di manipolazione oppure di contraffazione. Dare garanzia ai consumatori, a tutti noi, è un fenomeno non solo di tutela del nostro Paese, di tutela del diritto di ognuno di noi, ma anche di una prospettiva democratica veramente importante.